Industria Scenica chiede il tuo sostegno, insieme al portale di Eppela, per raccontarti una storia. La storia di come 20 ragazzi di 14 anni, di Caponaco, un paese di Monza Brianza di 5.279 abitanti, abbia trattato un tema internazionale, il cyberbullismo. Ne abbia raccontato il suo punto di vista all'interno di un video, lo abbia postato online e di come questo video sia arrivato in Parlamento. Facciamo un passo indietro. Mi chiamo Andrea e ho fondato con altri 5 soci una cooperativa sociale, Industria Scenica, che si occupa di welfare culturale. A settembre abbiamo incontrato i ragazzi della scuola Falcone Borsellino per svolgere insieme a loro un progetto di media education e prevenzione comportamenti a rischio online. L'esito del laboratorio ha impegnato i ragazzi a esprimere il loro punto di vista sul tema del cyberbullismo. Il video è stato postato online ed è stato subito condiviso da diversi profili e pagine Facebook, blog, siti e portali. È stato anche visto dalla deputata Michaela Campana, impegnata nella scrittura di un disegno di legge sul cyberbullismo. La deputata ne è rimasta colpita e ha voluto incontrare i ragazzi nella loro scuola di Caponaco per presentarsi e raccontare il suo impegno sul tema. Per ringraziare dell'ospitalità, la deputata ci ha invitato alla conferenza stampa di presentazione della campagna Belli ma non bulli a sostegno del suo disegno di legge. Io voglio salutare prima di tutto i ragazzi dell'Istituto Falcone Borsellino di Caponaco, da cui è partito tutto. Così, lo scorso 23 aprile è partito molto presto di mattina un treno da Milano Centrale, con a bordo 20 ragazzi, 20 genitori, un sindaco, un preside, una professoressa, io e Roby, per andare a Roma, a vivere una giornata di cittadinanza attiva piena di emozioni. Dateci il vostro sostegno per produrre il video che documenta questa esperienza. Grazie. A me è piaciuto il modo in cui ci hanno accolto, nel senso, magari qualcuno... potevano anche pensare, non lo so, sono troppo giovani per iniziare progetti così importanti, invece no, cioè gli è piaciuto il fatto che dei ragazzi così giovani si interessino di argomenti così importanti e ci hanno anzi incoraggiato a continuare e hanno saputo anche loro cogliere il significato del nostro video e dei progetti e del tempo che abbiamo passato per in questo argomento.